Devo dire che questi ritmi tribali ci hanno portato un po' a Zululandia, perché siccome noi siamo ormai Africa del Nord, c'eravamo quasi, insomma, sentiti, perché la fame che c'è in Africa è minore di quella che c'è ad Agrigento. Quindi sostanzialmente tu hai letto nel pensiero, se ci mettiamo un po' più avanti, però fermo così, basta, e poi la luce va troppo oltre, ci hai portato così, allora sei pronto a poter parlare, sei il fiato lo hai ripreso? Bene. Come nascono queste musiche, queste percussioni? Le percussioni, i tamburi in genere, e poi perfezionati con altri strumenti di percussione come la batteria e tanti altri, sono probabilmente gli strumenti più antichi nati con l'uomo, perché hanno aiutato a comunicare anche con l'aldilà, con i riti, con le danze. E poi quindi il collegamento tra corpo e ritmo, poi da qui nasce una grande energia, e quindi i tamburi sono, le percussioni in genere, i tamburi sono degli strumenti che vanno studiati, che vanno approfonditi, perché è anche da qui che parte l'origine della musica. Tu hai detto bene poco fa, scusate,
Si era capito! Un applauso! Hai detto bene poco fa. I ritmi africani hanno dato un grande impulso, probabilmente hanno condizionato in maniera assolutamente positiva ed egregia tutta la storia della musica contemporanea e poi specialmente nelle nostre parti, nel sud della Sicilia, quindi prossima al Mediterraneo, quindi prossima al Nord Africa e quindi a tutto il continente africano. La musica africana ha dato moltissimo, ripeto, non solo la musica contemporanea, ma anche tutto quello che è il grande bagaglio della musica etnica popolare siciliana. Alcuni colori, alcune cadenze, alcuni ritmi sono assolutamente vicini. Quindi l'Africa dobbiamo dare un grande tributo, fare un grande elogio probabilmente ai più grandi musicisti del mondo, che sono proprio appunto i musicisti africani. Io ti fermo un attimo, perché lui quando parte col ritmo della musica non lo fermeremo più, ma noto che quando parla, per fermarlo ci avessimo a sparare. No, era una battuta che facevano a me quando i primi tempi presentavo, non facevo parlare a nessuno, adesso ho imparato a fare parlare gli altri, dopo tanti anni. Bene, cosa abbiamo? Sì, adesso ecco, sì. L'ultima cosa veloce te la concedo. Sì, volevo ringraziare tantissimo Mirella e tutta la scuola che mi hanno dato la possibilità stasera di essere qui con voi. Ballerini e professionisti di altissimo livello, Mirella la conosciamo bene, è una persona che conosce il suo mestiere, ho visto che hanno provato e sta provando e loro sono stati veramente di altissimo livello. Quindi un grazie particolare a Mirella e a tutta la sua scuola e vi voglio un mondo di bene. È stata una bellissima esperienza, poi chiaramente vorrei ringraziare la pazienza e la grande professionalità che mette sempre in campo lo staff di Riccardo Liotta. E poi grazie a questo meraviglioso pubblico da parte mia. Grazie. Ti hanno ricambiato immediatamente. E a proposito di Mirella, signori, Mirella Petrotta! Dov'è? Eccola là! Grande Mirella, vieni in mezzo a noi, vieni. Vieni Mirella, i tuoi allievi sono felicissimi di averti qui insieme, sì, con questi vestiti, con lo strascico che avete voi, noi abbiamo meno problemi. Oh, guarda che c'è, i due lord, ci sono gli altri artisti, ragazzi, venite fuori, intanto tutti quelli che hanno ballato stasera venite sul palcoscenico, non possiamo dimenticare tua mamma. La signora Petrotta dov'è? Eccola qua, sempre presente, sempre giovane anche lei, complimenti davvero per la straordinaria collaborazione che dà alla Mirella. Un bacio anche alla nipotina, mi pare giusto, la nipotina ormai sta diventando la nipotona, io ballavo della piccolina, ora siamo, guarda cosa arriva, i nostri ballerini, Mirella, non vuoi fare a meno di accettare questo bellissimo omaggio floreale che viene offerto? No, io omaggio non voglio, grazie. Che viene offerto a te e alla mamma, ci sono anche i regalini, li apriamo velocemente. Che ti dispiace tenere i fiori perché non so che tenere prima qua, grazie. Dov'è Giulia? Ma io ho detto a tutti, per favore venite sul palco, Giulia, vieni qua. Anche Stefania, perdonami, ho dimenticato. Le mamme, visto che generosità, non c'è il pianista, è dovuto andare via e quindi chiedo scusa a nome suo, ma avevano altri impegni ed è dovuto scappare il nostro Saieva. Ecco il microfono. Io come sempre sono emozionata, comunque le parole le devo sempre spendere per il nostro presentatore bravissimo che mi segue da 27 anni. Quanta pazienza, appunto. Ringrazio poi i miei ragazzi che sono stati favolosi, è vero o no? Le bambine, le piccolissime, vedete qua, Tea, vieni Elide, Carla e Paola, non li dimentico. Grazie, spero il prossimo anno, buonanotte a tutti. Aspetta che c'è la nostra Virginia che ha detto qualcosa. Aspetti signora. Per l'ultima volta abbiamo ringraziato.
ringraziare gli sponsor Grafica New Print, Violanda Favara, Eni Caffè, Fotottica Giusi Contino, Putia e penso Total Look, che è lo sponsor ufficiale della serata, e infine quello dei bambini che è Piccoli Lord. I nostri due lordi sono qua, cos'altro abbiamo ancora? Aspetta, prego. Buonasera, grazie di essere venuti qui. Questo per me è stato l'ultimo anno, mano in cuore. E volevo ringraziare Mirella, la mamma e tutte le ragazze che hanno parlato con me. Che momento emozionante, grazie ad Amedeo che ci lascia e ci dà il suo addio. Io ho dimenticato a ringraziare i genitori per la pazienza che hanno, però dobbiamo anche dire che io ne ho molta con loro. Grazie, buonanotte. Grazie e buonanotte a tutti, all'anno prossimo. Il sipario, per favore, grazie.